Ciao ragazzi, sono Master Wallace. Allora, vi dico una cosa. Nel corso di questi anni da me sono venuti, non esagero, centinaia di ragazzi che diciamo sono venuti da Master. Non ce n'è stato uno che avesse fatto gli esercizi in modo corretto, cioè qualche eccezione c'è stata, anche perché diciamo questi qui poi avevano letto quello che dicevo io, hanno visto qualche mio video, qualche eccezione c'è stata, su alcuni esercizi li facevano diciamo abbastanza bene, ma per il resto vi faccio proprio statisticamente, per esempio le spinte in basso alla barra corta per i tricipiti, no? Le spinte, mai visto uno che lo facesse correttamente, mai. Poi non vi dico sulla panca piana. Il bello è che quando dico, ma scusa un attimo, ma cioè, chi ti insegna queste esecuzioni? Sapete cosa mi dicono? Allora, in genere dicono, ma perché in palestra mi hanno insegnato così? Oppure, ho visto dei video tutor in YouTube. No, davvero? E che cosa hai visto? Ah, ho visto che lì insegnano questo, quello lo fanno così, lo fanno cos'ha. E io poi gli chiedo, e che gente è questa che hai visto che facevano queste cose? E mi dicevano alcuni nomi che io appena li sentivo dico, ah, siamo a posto, se questi sono i tuoi tutori, i tuoi maestri, arrivederci, grazie. No, allora ragazzi, qual è la questione? Vengo proprio al lato tecnico. Un video tutor di bodybuilding, che insegni esercizi, ha senso? Serve davvero? La mia risposta è no. Voi direte come? Uno va lì, guarda un video, c'è un tizio che fa un esercizio correttamente, lo spiega, uno impara, lo esegue. Sembra facile, no? No, non funziona così. Ci sono delle premesse da fare che voi sapete che nella logica, già i filosofi greci avevano portato avanti queste tematiche proprio per costruire un sistema di logica. Se le premesse di un ragionamento sono sbagliate, sapete qual è la conclusione del ragionamento? Che è sbagliato. E se voi vi serverlate sul fatto che il ragionamento è sbagliato, dite ma perché è sbagliato? Ho fatto questo, perché le premesse sono sbagliate. Vengo al punto. Se voi date per scontato che un esercizio che vedete fare come tutor da qualcuno, da qualche personaggio, sia corretto, ecco che avete già sbagliato, cioè perché l'esercizio non è corretto, va bene? E quindi lo farete sempre male. Voi date per scontato che è corretto, ma non è così. Non dovete pensare che vedendo qualcuno che sia grosso, definito, muscoloso, vascolarizzato, costui sappia fare ad allenarsi. Non è affatto vero. Se andiamo verso un livello superiore di questo ragionamento, parliamo dei video dei campioni, ci siamo fino a qui. I video dei campioni, voi li avete visti, ma parlo dei professionisti, Mister Olimpia, queste robe qua, non dei Toppatelli, video 4 soldi, nostrani. Ecco, i video dei campioni, specialmente quelli americani, sia quelli del passato ma sia anche quelli moderni, che cosa hanno in comune? Che questa gente si allena come, diciamo, come degli ossessi. Ma non hanno nessun stile, nessuna esecuzione corretta, semplicemente loro spostano un peso da A a B con un'energia incredibile, che non si stancano mai, no? Poi sempre carichi. Ma l'esecuzione è ridicola. Adesso non voglio citare i video di Ronnie Coleman, quelli famosi, dove faceva vedere stacchi da terra, squat e altri esercizi che poi alla fine l'hanno portato alla distruzione del corpo. Io già allora dicevo, guardate che questo qua, cioè come si allena questo si va a distruggere, così è stato. I campioni si allenano, sono talmente gonfi di farmaci che loro quando hanno in mano un peso, un bilanciere, sì, fanno l'esercizio in sé, diciamo più o meno lo fanno, ma non hanno una reale tecnica. Loro spingono, tirano, sono già a posto. Vabbè, quindi non guardate come si allenano i campioni, davvero. A parte che certe esecuzioni sono anche orribili, comunque, per cui i video dei campioni non hanno nessun significato e anche certi video nostrani di qualche personaggio bombato non hanno nessun senso neanche quello, perché tecnicamente sono proprio sbagliati. In più,
loro ci mettono quella enfasi, quella forza che dà il farmaco, e voi pensate che costui sta eseguendo l'esercizio bene, ma così non è. Poi, diciamo, farò anche qualche esempio pratico. In più, poi c'è un'altra categoria, diciamo, di presunti tutor, gente che fisicamente sembrano che non hanno mai toccato un peso in vita loro, ma che uno dice, questi cioè, si sono mai allenati? Uno dice, non credo, perché? Perché guarda come sono, cioè, non hanno niente. E vengono lì e vi dicono, ragazzi, adesso vi spiego come allenare i deltoidi. Vi spiego come allenare i deltoidi. Questi qui effettivamente spiegano qualche esercizio per i deltoidi. Ma intanto è un'esecuzione accademica che nella realtà non ha neanche senso. Poi sapete qual è il difetto che ha sta gente? Che fanno vedere l'esercizio, cioè loro vi fanno vedere l'esercizio, ma sono lenti, si muovono come rallentatore, perché secondo loro l'esercizio si fa così, mi raccomando, bravo, corretto, perfettino. Non è così, bisogna essere dinamici nel culturismo, gli esercizi. Tecnica giusta, ma dinamici. Io spesso quando vedo i video dei nostri eroi che mi mandano, no? Spesso una cosa che dico è che, e magari quelli che mi seguono lo sanno, quello che dico spesso è questo: non c'è male, ma devi essere più dinamico, ok? Quindi non state a fare esecuzioni troppo lente, troppo controllate, non va bene. E possono anche, intanto il muscolo non riceve un vero stimolo in questo modo se siete troppo lenti. In più rischiate anche l'infortunio. Cioè, provate a fare uno squat troppo lento. Provate a fare un rematore con manubrio con il bilanciere lenti, cioè rischiate di, siccome perdete tensione, rischiate di farvi male. Pensate che un tempo, negli anni passati, c'era un sistema che si chiamava il super slow, cioè super lento, no? Cioè qualche guru si era alzato una mattina e ha detto: no, fa il sistema migliore per allenare i muscoli sviluppati e allenarli in modo lento, controllato, lento, lento, lento. Allora, naturalmente questo metodo non ha mai funzionato, poi è anche sparito, ma per dirvi come molti sono fissati, tutt'al più questa cosa qua della estrema lentezza, attenzione, potrebbe avere un senso laddove o state recuperando da un infortunio o avete un problema tale che usate poco carico e dovete muovervi con prudenza. Qui ci può stare un senso in questa lentezza, ma generalmente se siete sani, siete attivi, siate dinamici, ci vuole un po' di velocità nell'esercizio, che attenzione, poi non andiamo all'estremo opposto, che velocità significa andare lì, bu, 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 quindi lavorare di nervi senza avere la mente nel muscolo, almeno questo va bene. Quindi vedete come un esercizio che apparentemente può sembrare banale, va visto in tutta la sua interezza. Ok? Allora, per esempio, la panca piana. Vi parlo della panca piana, ma così giusto per tipo le state laterali con i manubri, anche perché Mastek con il suo deltoide è famoso per averli come cane guerriero. La panca piana, ragazzi, qui si sente veramente di tutto, la panca piana. Si sente veramente di tutto, cioè teorie di tutti i sensi, no, non farla così perché ti fa male, ti spacchi la schiena, no, perché così le spalle, cioè, mamma mia, la panca piana, si sente di tutto. Allora, poi addirittura qualcuno, qualche saccente mediocre, parla di una ragione estetica sulla panca, no? No, perché la panca deve essere estetica. Adesso facciamo gli estetici, qua facciamo, eh? Ma io dico, quando Michael Johnson fece il record sui 400 metri con uno stile di corsa che sembrava un papero, tutti dissero: che stile è questo? Ma è ridicolo. Sì, ok, solo che ha fatto il record del mondo, che poi è rimasto imbattuto. Quindi pensate un po' lì l'estetica cosa contava. Niente. Allora, la panca, io ho le mie idee sullo stile di panca, perché l'ho provato sul campo, vedo che funzionano, funzionano sui miei ragazzi, perché nel nostro gruppo Master Wallace sul battaglia contro i doping, gruppo in Facebook, c'è in corso la gara di panca e è in testa un ragazzo che ha fatto 150, un ragazzo, un uomo, gli altri sono lì dietro e ho visto anche oggi un mio allievo che è partito con 70 di panca, massimale una che rimaneva schiacciato quasi.
ha fatto 126 con lo stile di Master, con le mie idee. Quindi l'estetica della punk. Dunque, la punk, ragazzi, non date retta a queste storie. Il fermo, schiena piatta, mi raccomando, non hanno una reale attinenza con la realtà. Innanzitutto perché non è lo stile migliore per dare potenza e secondo perché nel tempo vi portano a guai articolari. Io alla mia età, che non sono più un ragazzo, non ho nessun guaio articolare. Come mai? Ho sempre fatto la punk secondo la mia concezione. E non date retta a chi, diciamo, come prova della sua sapienza vi spinge certi pesi, fa certe performance, perché lì dietro c'è il trucchetto di Pulcinella, avete capito? Quando c'è il trucco di Pulcinella è facile fare certe performance, dire ecco così si fa la punk. Voi cavate il segreto di Pulcinella e vedrete come tutto crolla, come un castello di carte che fa boom, eh? Quindi, per dire, le alzate laterali. A vedere i video di certi campioni o certi dopatelli che fanno estate laterali in modo ridicolo, ovviamente hanno i deltoidi grossi perché sono bombati. Se uno si bomba, l'ho già detto altre volte, è un paradosso, ma magari anche vi fate lo shampoo, i deltoidi si gonfiano, perché questo è. Non so, volete imitare gli uccelli, fate così per qualche minuto, i deltoidi si gonfiano. E quando loro fanno esercizi con i manubri per i deltoidi, certo che si gonfiano le spalle, perché ci sono le bombe dietro, ma l'esercizio fa ridere. E guardate che anche quello va fatto in un certo modo, un certo stile. Quindi adesso voglio dire, ma tu parli, parli, ma non spieghi realmente che cosa. No, non lo spiego, perché qui non posso qui spiegare un esercizio. E ritengo anche inutile fare i tutor. Molti dicono, ma se tu non fai i tutor, no, non faccio i tutor, perché se uno vuole imparare bene un esercizio, o viene da me, come fanno molti, ma che poi non impari un esercizio quando viene da master, impari tutto sull'allenamento, tutti gli esercizi, che è una cosa che ti porti dietro la vita. Oppure noi abbiamo abbonati a coaching, anche loro mandano dei video, insieme analizziamo, diamo consigli. Quindi io faccio le cose che hanno un senso. In più vi dico un'altra cosa: il video tutor. Perché mai io dovrei fare un video tutto per un tizio che dopo che ha visto il video fa arrivederci, grazie e se ne va? Ha senso questa cosa? Cioè, io perché sono lì? Voi pensate che la gente che sta lì in YouTube stanno lì per la gloria del mondo, perché sono dei, come dire, dei filantropi che vogliono fare del bene? Sono lì perché per loro YouTube deve essere un guadagno. Premetto che YouTube come guadagno, tranne casi particolari, non pensate che ci sia molta gente che, come noi, ci tiriamo su giusto qualcosa per le spese di hosting, i webmaster, cioè le spese di normale amministrazione. Non è che con YouTube si possa guadagnare, avete capito? Tranne, ripeto, tranne casi particolari, insomma. Per cui il tutor io non lo faccio perché non faccio una cosa che sta lì e poi uno mi vede e dice, master, grazie, baffa, arrivederci, grazie. No. Master dà tutto se stesso a chi crede veramente in lui e chi lo cerca davvero, perché cercare video tutor su YouTube sa far tutti, ce ne sono migliaia. Guardate, un video tutor, voi scrivete video tutor panca piana, andate lì e trovate centinaia. Centinaia! Ha senso sta cosa? Nessuna. Quindi io vi dico, il culturismo, i video tutor non hanno per me nessuna utilità reale se non, attenzione, voi prendete un neofita, uno che veramente non ne capisce un tubo, non ha mai provato niente, dando un'occhiata lì forse può avere un'idea di, beh, vabbè, ci provo, ma ci prova, ma se non c'è qualcuno lì che lo guarda, non è che possa fare molto, perché veramente, cioè, un video tutor in sé è una pallida copia, è come un'ombra, non è la figura reale, è un'ombra di quello che dovrebbe essere l'esercizio. E ripeto, diffidate sempre di gente bombata che vi fa i video tutto, sono inaffidabili. Diffidate di gente che apparentemente sembra che ne sanno a pacchi perché questi ci studiano tutte le parti, poi fisicamente fanno ridere, come le loro esecuzioni. Di chi dovete fidarvi? Fidatevi di chi davvero ha dimostrato da sempre che cos'è il culturismo naturale, come arrivare ai massimi livelli senza ribombe, e che dice le cose reali, che hanno un senso, perché adesso a parte qui il tema del video tutor, master ha analizzato tanti temi, tanti problemi,
e vi ha sempre detto le cose come stanno, controcorrente, contro l'ipocrisia, cioè vende in cambio tonnellate di insulti, di master sempre il riso, sempre attaccato, va bene, perché è così, i profeti questo hanno come ricompensa. Certo, poi c'è anche la parte di verità che porta a sé gli uomini giusti, buoni e onesti, quelli che davvero cercano la verità, e questo mi conforta. Quindi io in questo senso vi ringrazio, e noi col seminario siamo già a posto perché abbiamo fatto quello che dovevamo avere come target e siamo contenti, però le iscrizioni sono ancora aperte, quindi chi vuole venire al seminario di Master di marzo può benissimo venire. E questo il seminario sarà successivo allo incredibile video che farà Master sulla sua definizione 6% più 15 HP, con foto impressionanti, e sarà successivo dove spiegherò anche questo modo di arrivare a questa condizione eccellente. Non è detto poi che queste cose le implementerò, queste mie nuove teorie le implementerò in qualche prodotto, può darsi, ma di sicuro chi viene al seminario le avrà in anteprima. E si avvicina l'estate, perché da marzo siamo già in fase di c'è primavera e poi c'è l'estate, siete già in definizione. Che ragazzi? In più, Master, siccome è veramente eclettico e dinamico anche nelle idee, Master adesso affronta anche il tema della difesa personale su strada. Abbiamo già i prodotti nello store, sia come coaching sia come full immersion, che già hanno avuto un grande successo. Infatti, ho già tutte le date piene e speriamo di riuscire a fare un po' tutto. Ripeto, molti hanno detto: ma tu cosa pensi di insegnare a qualcuno a combattere? Non so, qua è meglio l'UFC, l'MMA. No, non avete capito niente. Master non insegna nessuno a combattere, tantomeno sul ring, tantomeno con l'MMA, l'UFC. No, 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 no. Master insegna all'uomo medio comune, chi non ha nessuna esperienza, chi non ha doti atletiche, che non potrebbe avere. Insegna su strada come non prenderle a livello proprio di base e tante nozioni utili per cercare di, diciamo, subire un'aggressione senza troppi danni. Questo è, perché io quello è questo che so da una vita che ho fatto sulla strada. Nulla a che fare con chi combatte sul ring, chi è già un agonista, io non posso insegnare niente, un boxer agonista, professionista o uno che fa l'MMA, si sa già difendere al topo del soli, assolutamente, l'ho sempre detto. Sto parlando a chi? L'uomo medio comune, il ragazzo comune che vuole imparare qualcosa di serio. Guardate che anche in questo sistema che ho ideato, che si chiama Master Defense System, ci sono dei principi logici come l'MVS, un po' controcorrente, ma semplici, logici ed efficaci. Questo è quello che differenzia il mio sistema da tutti gli altri, va bene? Tutto qua. Ragazzi, vi aspetto, non mollate mai, ok? Andiamo avanti, sentite, sentite. Che fa, che jazz incredibile. Al top!